Un incontro importante a Liceo Mazzini con uno stilista di fama mondiale che ha deciso di esportare al 100% il Made in Italy all'estero. Sì, è un incontro che abbiamo voluto organizzare pensando a questa, anche a questa ridefinizione dell'alternanza scuola-lavoro in termini di percorsi per le competenze e per l'orientamento. In effetti questa conferenza, a nostro giudizio, rappresenta un ottimo ponte tra lo sviluppo delle competenze trasversali richieste, diciamo, per guardare al di là della scuola e lo sviluppo appunto di un progetto di orientamento di vita. No, parlando di prospettive, di orizzonti, il Liceo Mazzini guarda lontano e inserisce come quarta lingua il cinese. Sì, effettivamente siamo una scuola che ha nella sua storia una forte apertura al mondo sia europeo, per l'importanza che ha l'insegnamento delle lingue europee, ma che ha sempre guardato anche un po' più in là, dapprima introducendo dei corsi pomeridiani di lingue non europee e ora da 2 anni introducendo anche l'insegnamento della lingua cinese come quarta lingua su una sezione del liceo linguistico. 100% Made in Italy esportato in tutto il mondo, 100%, e tutto parte casualmente su una spiaggia di Lerici. Esatto, una spiaggia di Lerici, per grazie a un amico che lavorava in Rinascente che mi ha fatto fare una domanda e sono stato assunto, e da lì ho capito che era un mestiere che mi piaceva molto e sono riuscito a fare carriera. Sono passato da compratore a direttore acquisti e ho lavorato 18 anni in Rinascente. Questa è stata la mia formazione, la mia scuola. La sua azienda è stata una delle prime, diciamo, a penetrare in quello che è il mercato orientale. Sì, in effetti per essere portato ai mercati esteri, naturalmente abbiamo pensato al Giappone nel 1980 e nel 1997 in Cina, dove abbiamo iniziato con delle collaborazioni stilistiche per delle grosse aziende che oggi hanno bisogno del design italiano, del nostro know-how.